Si presenta all'Hotel Palmi di Milano Marittima il decimo Opening Day che si svolgerà a Cervia il 15-16 ottobre, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dalla Lega Basket Femminile e dal Basket Cervia, uno degli eventi sportivi più significativi che vede riunite tutte le squadre del campionato di basket femminile a 1 per la prima giornata. L'evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport Cervese. Guarda, è sicuramente un momento economico molto difficile, quindi i presidenti fanno fatica a reperire gli sponsor per lavorare ad altissimo livello, però sono spinti sempre da questa grande passione che hanno per il basket femminile e continuano ad allestire delle squadre di altissimo livello, competitive, e che offrono un grande spettacolo ai propri tifosi, senza dimenticare quello che è il lavoro nel settore giovanile. Abbiamo visto col coach Lucchesi la sua splendida squadra di seconda fascia, chiamiamola così, ma che ha un progetto ben definito in testa, quello di far giocare le ragazze senza straniere, giocatrici giovanissime. E quindi è una particolare attenzione al settore giovanile e che darà soddisfazioni magari un po' più in là, però se non si lavora così va a finire che il nostro campionato potrebbe morire. Quali prospettive, quali obiettivi si è posto per questa stagione appena incominciata? Guarda, l'obiettivo è molto semplice, ed è quello di allenare potenzialità e non capacità. E quindi questo vuol dire semplicemente che abbiamo costruito una squadra fatta di giovani, assolutamente molto giovani, che hanno delle buone potenzialità, hanno delle capacità da sviluppare e quindi il risultato deve essere una conseguenza di questo sviluppo. Non deve essere la causa di uno sviluppo. Vogliamo portare avanti un'idea di pallacanestro che permetta alle ragazze di venire in palestra a divertirsi ed essere efficaci nel tempo, non immediatamente. Questo è il concetto fondamentale. Sì, il campionato è iniziato da 2 giornate, abbiamo vinto già 2 partite e adesso vediamo come andrà il continuo, sperando ovviamente di vincere, anche se sarà difficile. Come vedi siamo una squadra giovane. Allora, il Pro Day praticamente si svolge in 2 giornate di partite, tutte le squadre si affronteranno in funzione di quello che è il loro calendario della prima giornata di campionato, 2 partite al sabato, una alle 16, una alle 18 e poi il domenica mattina alle 11:45 incomincia la prima delle 4 partite che completeranno la giornata. Michael Tosti per Ravenna Web TV.